Ed eccoci di nuovo negli studi per di Live Social, direttamente con il nostro ospite Vincenzo Maria Scarano, con il quale andremo ad approfondire giurisi il diritto in maniera semplice. Ciao Vincenzo, ciao, ben trovato. Ciao, grazie, ben trovati anche a te. Oggi, Vincenzo, approfondiremo il diritto nella vita di tutti i giorni, quindi partiamo subito. Sì, allora, questo è, diciamo, il secondo obiettivo del canale, cioè far capire alle persone, a chi ci ascolta, soprattutto su YouTube, ma anche tramite i link su Facebook e Instagram, che il diritto è qualcosa che si vive tutti i giorni. Ecco perché uno degli obiettivi di Giurisi non è solo, come abbiamo visto nella puntata precedente, far capire che il diritto è una scienza, ma anche cercare di avvicinare le persone a questa scienza, al diritto, e allo stesso tempo anche cercare di sensibilizzare chi produce diritto, chi lavora nel mondo del diritto, di rendere questa scienza più accessibile possibile alle persone. Perché il diritto nella vita di tutti i giorni? Perché tutta la nostra vita di fatto è permeata di regole. Regole che hanno diverse fonti, regole che hanno una diversa incidenza nel nostro convivere civile. Dalla singola regola di educazione, stringersi la mano quando ci si presenta, darsi del tu in condizioni, diciamo, di familiarità, fino a regole molto più stringenti. L'esempio che noi oggi viviamo sono le regole che restringono in parte la nostra libera circolazione a causa della pandemia, e quindi vediamo che il diritto è presente nella nostra vita sostanzialmente H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Ma il diritto noi oggi sostanzialmente lo vediamo e lo concepiamo come il contratto, come il divorzio, come il processo, ma non è solo quello il diritto. Oggi, per esempio, andando al supermercato a comprare un etto di prosciutto, ho pagato e ho fatto diritto, ho fatto un contratto di compravendita a tutti gli effetti. Se quel prosciutto era scadente e io lo riporto in giornata, ho fatto un'azione di garanzia. Quindi sono andato al supermercato per dire: cambiami il prosciutto perché il prosciutto è difettoso. Tutti questi aspetti fanno parte, appunto, sono regole giuridiche. È il diritto che ci permette di fare tutto questo. Ovviamente, ecco, poi, come dire, parametro importantissimo, no? Dell'equilibrio di una società che poi comunque, esatto, evoluta. Esatto. E questa è la funzione. Per esempio, anche qui, noi oggi, noi stiamo trasmettendo e possiamo trasmettere proprio perché ci sono delle regole giuridiche del settore delle telecomunicazioni, ma anche dei diritti d'immagine, che regolano lo sviluppo di questa, lo svolgimento di questa attività. Senza diritto, dicevano addirittura i filosofi illuministi, anche pre-illuministi, quindi quelli del Seicento, ci sarebbe il caos, ci sarebbe l'anarchia. Ok? E quindi il diritto, ecco perché nasce come scienza sociale, lì che comincia a impostarsi come una vera e propria scienza sociale, anche se i primi a creare il diritto con un'impostazione scientifica sono stati proprio i romani. Perché jurisprudenza deriva proprio dall'analisi scientifica dello ius, quindi del diritto. Ecco che infatti la giurisprudenza è la scienza del diritto. Quindi già i romani all'epoca, ma sappiamo benissimo appunto che il sistema giuridico romano per l'epoca era un sistema molto avanzato, che ancora oggi è presente nella nostra vita civile, nella nostra quotidianità. Benissimo, ovviamente sempre esaustivo. Grazie. Siamo una dote che ti appartiene, Vincenzo, e ringraziamo veramente Vincenzo Maria Scarano per il suo approfondimento fatto ai nostri microfoni, ricordandovi canale YouTube Giurisi il diritto in maniera semplice e Giurisi _ idims su Instagram, Giurisi il diritto in maniera semplice anche su Facebook. Vincenzo Maria Scarano ai nostri microfoni, grazie per essere stato con noi. Grazie, ci vediamo allora, spero di rivedervi presto. Anche a voi ragazzi che ci avete ascoltato e guardato, torniamo con il nostro prossimo approfondimento. Live Social.